Buongiorno, vi diamo il benvenuto a questo secondo appuntamento dedicato al mondo dell'arte. È una tappa dell'Insurance Academy organizzata da AXA XL e ANRA. Oggi affronteremo gli aspetti di gestione delle collezioni corporate in un panel che sarà moderato anche questa volta da Francesca Giurato, Underwriting Manager Art di AXA XL in Italia, con Carlo Cosimi, Vicepresidente ANRA e Head of Insurance e Risk Financing Saipem. Abbiamo per Intesa San Paolo, Laura Feliciotti, che è responsabile patrimonio artistico, direzione arte, cultura e beni storici, e Daniele Buzzetti, responsabile assicurazioni, direzione acquisti, sempre di Intesa San Paolo, e avremo poi l'avvocato Giuseppe Calabi, managing partner CBM Partners Studio Legale, e il dottor Paolo Ludovici, partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Vi ricordo che attendiamo le vostre domande in chat e che al termine di questo webinar, come è consuetudine per le Insurance Academy, vi chiederemo di rispondere a un breve questionario per potervi offrire degli appuntamenti sempre su misura sulle vostre esigenze. Io lascio la parola a Carlo e vi auguro un buon webinar. Buongiorno a tutti anche da parte mia, siamo veramente felici di ospitare in casa ANRA, ormai la chiamiamo così, la casa del rischio ormai ANRA è diventata, Intesa San Paolo, che Intesa San Paolo è il primo collezionista corporate in Italia e tra i primi in Europa con circa 30.000 opere d'arte gestite. E Intesa San Paolo ci racconterà anche come ha realizzato il progetto Diogene, ovvero la gestione dinamica del patrimonio artistico della banca e anche quali rischi si incontrano e come vengono gestiti per gestire questo immenso patrimonio. Avremo poi anche l'avvocato Calabi e il dottor Ludovici che rispettivamente ci racconteranno un attimino sia i profili legali che fiscali della gestione delle collezioni corporate. Quindi io passerei adesso direttamente la parola a Francesca per dare vita al webinar. Prego, Francesca. Buongiorno a tutti, grazie Carlo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io ringrazio i relatori. Anche quest'oggi gli argomenti sono molto interessanti e direi quindi di bando alle ciance, cominciamo con le presentazioni. La dottoressa Feliciotti è già stata introdotta, è responsabile del patrimonio artistico, direzione arte e cultura per i beni storici di Intesa San Paolo, più grande collezionista corporate italiano. Quindi lascio la parola a Laura per la presentazione relative alla linea guida per la tutela del patrimonio artistico. Grazie, buongiorno a tutti e grazie ancora dell'invito. Come detto, in Intesa San Paolo sono responsabile della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà della Corporate Collection. Una Corporate Collection che è costituita da circa 30.000 beni, dall'archeologia al contemporaneo, quindi dal reperto archeologico all'installazione contemporanea, passando, solo per fare qualche esempio, attraverso le icone russe, i dipinti, le sculture e le incisioni del Settecento veneziano, le opere dell'Ottocento lombardo-napoletano, le opere del primo Novecento fino appunto all'arte contemporanea. 5.000 di queste opere sono ad oggi considerate di particolare pregio, sia dal punto di vista della valenza storico-artistica che dal punto di vista della valenza economica. 2.000 di queste sono vincolate, quindi sono state oggetto di notifica da parte del Ministero, delle soprintendenze competenti oppure provengono da enti pubblici economici come alcune banche confluite nel tempo in Intesa San Paolo, come ad esempio le casse di risparmio. E quindi sono sottoposte, oltre alla nostra normativa interna, anche alle leggi dello Stato, al codice dei beni culturali e del paesaggio. E quindi questa gestione comporta un costante rapporto con i funzionari delle soprintendenze competenti con cui ci rapportiamo quotidianamente in tutti gli ambiti della tutela, dal trasferimento al restauro al prestito di un'opera per mostre temporanee. Le opere sono distribuite in diverse tipologie di sedi. Naturalmente le più significative sono esposte in tre musei, le tre gallerie d'Italia di Intesa San Paolo, distribuite nel territorio nazionale da Milano, le gallerie di Piazza Scala, a Vicenza, le gallerie di Palazzo Leoni Montanari, a Napoli, le gallerie di Palazzo Zevaglio Stigliano.
In queste tre gallerie sono presenti percorsi permanenti o semipermanenti che consentono di valorizzare le collezioni più significative. Le icone russe, le ceramiche attiche magno-greche e il Settecento veneziano a Vicenza, l'Ottocento lombardo e il Novecento fino all'arte contemporanea a Milano e l'arte di ambito meridionale dalla fine del Cinquecento ai primi del Novecento, diciamo da Caravaggio a Gemito, usiamo dire. Per descrivere il percorso nelle gallerie di Napoli. È in corso il cantiere per la realizzazione di una quarta galleria, le gallerie di Piazza San Carlo a Torino, che saranno dedicate fondamentalmente alla fotografia, in particolare con particolare riferimento all'archivio Publifoto di proprietà di Intesa San Paolo e al mondo digitale. Oltre alla valorizzazione all'interno delle Gallerie d'Italia, le opere sono distribuite anche in sedi di rappresentanza della banca, 80 città e 150 sedi in cui sono distribuite le opere. Inoltre, naturalmente, le opere sono anche conservate in depositi attrezzati, sono 18 in tutto ad oggi i depositi che utilizziamo e che abbiamo a disposizione come Direzione Arte, Cultura e Beni Storici. E sono anch'essi distribuiti nel territorio, sia per esigenze operative, sia perché molte collezioni della banca sono, come detto, vincolate al territorio e quindi se non è stato possibile esporle in sedi museali, sono ricoverate in attrezzati depositi nei territori di riferimento. Sono inoltre, nel momento in cui non è possibile valorizzare le opere nelle Gallerie d'Italia, la scelta di Intesa San Paolo è quella di cercare di mettere a disposizione del pubblico un numero sempre maggiore di opere e quindi questo avviene attraverso l'attivazione di comodati a enti terzi. Sono 700 le opere di Intesa San Paolo ad oggi in comodato a altre istituzioni. In particolare ne cito un paio di casi. La collezione ex Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia è in comodato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che la espone nel Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia e attraverso mostre temporanee anche in altri due palazzi, il Palazzo Buontalenti e il Palazzo De Rossi. La collezione ex Cassa di Risparmio di Venezia è esposta al terzo piano del Museo della Fondazione Querini Stampalia a Venezia e occupa tutto un piano del museo in virtù proprio di un comodato stipulato con la Fondazione nel 2018. E questo avviene, come detto, sia perché alcune collezioni di banche confluite nel tempo in Intesa San Paolo erano già state vincolate con specifico vincolo di collezione ai territori di riferimento, sia perché la grande quantità di beni della banca non consente di esporli tutti nelle gallerie d'Italia di proprietà. E quindi la scelta è quella di attivare contratti di comodato quando è ovvio possibile per valorizzarli. Non solo la banca ha opere di proprietà in comodato a enti terzi, ma anche la responsabilità di opere di terzi in comodato alla banca, in particolare nelle Gallerie d'Italia di Milano, di Piazza San Carlo, sono esposte 135 opere di proprietà della Fondazione Caripo, che costituiscono la parte più importante del percorso dedicato all'Ottocento delle gallerie, e altre 4, circa 400 opere per arrivare a un totale di 600 sono esposte nelle sedi della banca, anch'esse in comodato, e quindi abbiamo anche la responsabilità della gestione e della tutela di patrimoni artistici di terzi. Solo per dare un esempio anche di altre modalità di valorizzazione del patrimonio artistico, segnalo che nel corso del 2020 sono state concesse in prestito 185 opere per mostre organizzate in Italia e all'estero. Considerando che è stato un anno molto difficile, è davvero un numero per noi impressionante e che anche per dare un senso dell'attività
di conservazione e tutela del patrimonio dal punto di vista conservativo, sono 166 le opere che sono state restaurate, le opere di pregio che sono state restaurate nel corso sempre del 2020. Ho citato tutti questi numeri solo per dare un'idea della molteplicità di contesti in cui ci troviamo ad operare, della diversificazione delle tipologie di opere e delle modalità di gestione che ogni location, che ogni opera richiede. Passerei alla slide successiva solo per dare un senso visivo alla diversificazione del patrimonio. Abbiamo cercato proprio di riunire in un'unica slide moltissimi più esempi possibile delle tipologie di opere, delle collocazioni in cui le abbiamo valorizzate. È solo una suggestione, naturalmente, ma dà un po' il senso della diversificazione del patrimonio e delle sedi museali, dei comodati, dei depositi e di tutto quello che ci troviamo ad affrontare quotidianamente nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio. Questo perché, proprio in merito alla tutela, ricordo che Intesa San Paolo, gestisce direttamente nell'ambito dell'attività di impresa la collezione. Cioè la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo opera e vive ed opera accanto alle altre direzioni che si occupano di altri asset strategici della banca, Direzione Amministrazione Fiscale, Direzione Immobili e Logistica, gli acquisti, la sicurezza fisica, tutte le strutture della banca con cui ci troviamo a collaborare quotidianamente nella gestione del patrimonio. E come per tutti gli altri asset strategici di Intesa San Paolo, anche per quanto riguarda il patrimonio artistico, la Corporate Collection è stata quindi elaborata ed emanata specifica normativa interna. Le regole per la tutela del patrimonio artistico di Intesa San Paolo e delle società del gruppo. Queste regole, elaborate in collaborazione con le strutture, preposte della banca e autorizzate dagli organi competenti, delineano naturalmente gli ambiti e le responsabilità della gestione del patrimonio artistico di proprietà, in particolare per quanto riguarda la tutela e gli atti di disposizione delle opere d'arte. Come vedete dalla slide, ho cercato proprio di esemplificare le attività che costituiscono i titoli dei capitoli delle nostre regole, dal censimento alla notazione nell'inventario e nel registro dei beni ammortizzabili, alla catalogazione, quindi allo studio, alla protezione fisica, a tutti gli aspetti legati allo spostamento, allo smarrimento eventuale e alla sottrazione, al deterioramento, danneggiamento, distruzione e uso improprio di opere d'arte, proprio perché le opere non sono tutte collocate in musei, ma anche in sedi di rappresentanza della banca dove vivono e operano i colleghi. Alla conservazione, naturalmente, tutti gli aspetti legati alla verifica dello stato di conservazione e all'eventuale restauro. Abbiamo suddiviso, naturalmente, la tutela anche nelle tre location principali, quindi diverso è gestire e tutelare un bene all'interno di un museo, all'interno di una sede di rappresentanza oppure all'interno di un deposito, naturalmente. Abbiamo normato anche l'eventuale esposizione temporanea nelle gallerie d'Italia o in altri locali della banca delle opere d'arte e abbiamo avviato anche un progetto di tutela degli apparati decorativi in collaborazione con la Direzione Immobili e Logistica. Accanto a tutti gli aspetti legati alla tutela, la gestione del patrimonio artistico prevede naturalmente la necessità di normare anche gli atti di disposizione delle opere d'arte. In particolare i temi sono l'acquisizione, l'eventuale cessione, il comodato, il prestito. Per tutti questi aspetti sono state attivate specifiche due diligence atte a garantire il rispetto della normativa interna e esterna alla banca nel momento in cui ci troviamo ad acquistare un'opera, eventualmente a cederla, a concederla in comodato e a concederla in prestito. E a questo proposito sono davvero interessata anche ad ascoltare in seguito l'intervento dell'avvocato Calabi, soprattutto riguardo i titoli di proprietà, l'autentica, l'autografia dell'opera, proprio perché in moltissimi casi ci siamo trovati a dover, proprio attraverso la due diligence necessaria,
e da attivare nel momento in cui ci troviamo a acquisire un'opera o a concederla in prestito incomodato, tutta una serie di aspetti legati ai rischi legali legati a queste attività. Naturalmente, queste regole sono regole di carattere generale che stabiliscono, come dicevamo, gli ambiti e le responsabilità a cui fanno seguito delle guide di processo, delle guide più operative in cui sono esplicitati tutti i passaggi che quotidianamente la nostra struttura si trova ad operare nel agire per la tutela e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico. E quindi ancora più nello specifico si entra poi in che cosa significa censimento, in che cosa significa catalogazione e quali sono tutti i passi interni ed esterni da compiere nel momento in cui va restaurata un'opera, va spostata, è smarrita o va studiata o catalogata un'opera. Perché, come potrete immaginare, le attività su 30.000 opere d'arte devono essere adeguatamente normate per poter poi essere più efficienti ed efficaci nelle azioni quotidiane. E passerei alla slide successiva per descrivere, spero il più velocemente possibile, un progetto che, come è stato anticipato, si chiama Progetto Diogene e che, accanto alla normativa di riferimento, cioè alle regole per la tutela del patrimonio e alle guide di processo, le guide più operative che sono state emanate, per la gestione del patrimonio, ci siamo dotati anche di una serie di modalità di programmazione e gestione delle attività di gestione del patrimonio che consentono in un certo senso di concentrare in un unico progetto tutte quelle fondamentali azioni di tutela da attivare sulle singole opere d'arte. E partono naturalmente dall'assessment, cioè la criticità più grande che ci siamo trovati ad affrontare negli anni nella gestione del patrimonio è proprio quella del controllo, dell'assessment del patrimonio, sia dal punto di vista della consistenza del patrimonio stesso che dal punto di vista della capacità di verificare costantemente, periodicamente, la collocazione, l'effettiva collocazione, data la quantità e molteplicità di sedi che ho citato in precedenza, e lo stato di conservazione delle opere. Questa attività poi crea le condizioni per tutte le altre attività di tutela che possono essere legate al restauro, allo studio più approfondito, alla valutazione tramite perizie esterne del patrimonio. E quindi per noi è stato fondamentale partire, soprattutto con il patrimonio di particolare pregio, con una verifica a tappeto della consistenza e della collocazione e dello stato di conservazione delle opere. Ci siamo trovati infatti nel 2017, in particolare quando la banca ha deciso di modificare la modalità di inserimento a bilancio del patrimonio artistico. Fino al 2016 le opere di Intesa San Paolo erano infatti inserite nel libro cespiti della banca al valore di costo. Dal 2017 Intesa San Paolo ha deciso di rivalutare al fair value una parte del patrimonio, una parte di patrimonio che naturalmente è stata selezionata in base a criteri storico-artistici, allo stato di conservazione e alla valenza economica. Ma siamo partiti da degli elenchi che venivano naturalmente da storie molto diverse. Sono centinaia le banche confluite nel tempo in Intesa San Paolo, che avevano naturalmente modalità di gestione e anche di catalogazione, di inserimento e di censimento molto diverse. Quindi nel pratico ci siamo trovati a dover uniformare diverse tipologie di elenchi, diverse modalità di descrizione, a ricercare dati, a uniformare gli elenchi presenti nel libro cespiti della banca con gli elenchi che c'erano stati trasmessi dalle varie segreterie generali e che avevamo a disposizione nel nostro gestionale. Quindi, dopo questo grande lavoro di normalizzazione dei dati, abbiamo avviato in primis una verifica logistica, quindi un controllo a tappeto della collocazione e dello stato di conservazione delle opere che ci ha consentito di aggiornare le evidenze nel nostro gestionale e di avviare adeguati interventi di tutela del patrimonio.
Naturalmente, per quanto riguarda il pregio, è stata proprio questa analisi della collocazione, dello stato di conservazione e poi naturalmente un'analisi più specifica della valenza storico-artistica delle singole opere o singoli nuclei collezionistici che ci ha consentito di selezionare quel nucleo di opere che poi è stato rivalutato al fair value, cioè al valore di mercato, attraverso l'incarico ad una società di periti indipendenti, è stata valutata l'intera collezione di pregio ed è stato avviato un processo molto, molto dettagliato nelle sue regole, nelle sue norme, in collaborazione con la direzione amministrazione e fiscale, di monitoraggio dei valori del patrimonio artistico. La rivalutazione avviene oggi ogni 3 anni. Dopo il 2017, proprio nel 2020, abbiamo appena concluso un processo di rivalutazione e negli anni intermedi, viene prevista anche una analisi di scenario che non è una vera e propria valutazione, ma che ci consente di monitorare periodicamente di 6 mesi in 6 mesi, anche proprio in parallelo con la semestrale con la chiusura semestrale del bilancio della banca, il valore, l'andamento del mercato e il valore delle opere d'arte. Quindi anche qui sono state attivate delle regole specifiche, sono state attivate delle guide di processo e anche la gestione della valutazione al fair value del patrimonio artistico di proprietà ha ricevuto adeguata strutturazione e programmazione che si ripete ciclicamente ogni 3 anni. Questo porta con sé che noi, nell'ambito del ciclo triennale, prevediamo naturalmente una verifica costante e ripetuta sia della collocazione che dello stato di conservazione delle opere e che la rivalutazione al fair value delle opere più importanti ha portato anche ad una serie di attività svolte sul patrimonio che sono legate da un lato alle ricerche d'archivio sui titoli di proprietà delle opere, perché ciò che è inserito a bilancio deve naturalmente essere documentato. Quindi abbiamo dovuto trovare documenti attestanti o comprovanti la titolarità della proprietà delle opere ed è un lavoro immane, costante, ancora in corso di ricerca d'archivio. Rispetto a tutti i documenti che ci sono pervenuti dalle varie banche confluite nel gruppo. D'altro canto, c'è stato tutto un grande lavoro di verifica dello stato di conservazione delle opere, che quindi ha attivato interventi di conservazione e veri e propri restauri quando necessario. E ancora sono stati attivati processi di studio e approfondimento scientifico sulle opere per garantire sempre più la certezza dell'attribuzione o dell'autentica nel caso delle opere del Novecento e contemporanee. Quindi è partito tutto un processo di contatto con archivi e fondazioni di opere, soprattutto del Novecento, per l'acquisizione, quando non esistesse, o dell'autentica o l'attivazione dell'archiviazione, della pubblicazione nei cataloghi generali degli artisti, perché tutti questi aspetti sono diventati fondamentali, sempre più fondamentali nel momento in cui era necessario documentare con la maggiore chiarezza e trasparenza possibile il valore di un'opera e quindi anche sia la titolarità della proprietà, sia l'autentica, sia l'autografia, sia la qualità storico-artistica che il buono stato di conservazione dell'opera. Tutto questo processo è in corso, per quanto riguarda il patrimonio di pregio, è in corso di analisi e di studio tutto il percorso parallelo sul patrimonio non di pregio, ma che comunque viene tutelato, anche se non è inserito al libro cespiti con il fair value, ma sempre ancora al valore di costo, e cioè tutta quella mole di opere che vengono considerate e denominate altri beni di interesse storico e decorativo. Perché naturalmente i processi di gestione di questo patrimonio, come abbiamo detto, sono molto complessi, le location sono le più diverse e quindi per
tornando proprio al tema centrale dell'intervento per ridurre al minimo il rischio a cui le singole opere o le collezioni possono essere sottoposte nel loro contesto di collocazione, è davvero necessario attivare tutta una serie di processi che devono essere normati, che devono essere programmati, monitorati e quindi che ci devono consentire di poter attivare tutte le misure necessarie alla tutela, alla conservazione del patrimonio. Naturalmente i contesti sono i più diversi, non mi sono soffermata troppo sui dettagli, nel senso naturalmente i contesti di rischio sono i più diversi nelle gallerie d'Italia, dal visitatore che si muove in modo maldestro al trasportatore che trasporta una cassa da una sala all'altra del museo, una scala, un'attrezzatura, un traballo, nelle sedi di rappresentanza della banca dove operano i colleghi. Naturalmente ci siamo trovati a affrontare una serie di criticità che vanno dal lato conservativo, semplicemente dall'apertura alla chiusura delle finestre, che può naturalmente costantemente modificare il microclima della stanza in cui è presente un'opera, dal posizionamento scorretto di un attaccapanni, di una sedia, che può provocare poi il danneggiamento di un'opera. Nei magazzini, durante le movimentazioni o le riorganizzazioni, si possono presentare numerose criticità. Abbiamo numerose criticità lato sicurezza fisica che affrontiamo con la struttura competente, cioè tutte le azioni che attiviamo nell'ambito della gestione del patrimonio sono davvero atte in collaborazione con le altre strutture alla riduzione del rischio. Tutto questo per supportare, e passerei ora volentieri la parola al collega Daniele Buzzetti, per supportare i nostri colleghi dell'ufficio assicurazioni attraverso la manifestazione di esigenze da un lato, legate alla movimentazione, al prestito, alla costruzione delle opere e a dare tutti gli elementi necessari, a partire dai valori delle opere e dalle collocazioni, che possono essere più precise e dettagliate possibile perché la tutela anche assicurativa delle opere possa essere attivata con maggiore efficacia ed efficienza possibile. Grazie. Grazie Laura, grazie alla dottoressa Feliciotti per il suo intervento, per la chiarezza dell'esposizione, l'interesse dell'argomento e lasciamo la parola al dottor Buzzetti che ricordo essere responsabile assicurazioni Intesa San Paolo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sempre molto, molto affascinante, molto interessante sentire parlare Laura e i colleghi della Direzione Arte e Cultura perché si capisce benissimo, no? Quanto sia interessante appunto ed eterogeneo e varia l'attività all'interno della banca in questo specifico settore. Noi cosa facciamo? Noi cerchiamo di dare un contributo, noi siamo, diciamo, a supporto appunto di tutte queste attività, supporto che finora è proprio, se possiamo dire, un privilegio, no? Lavorare in questo contesto particolare perché chi compra assicurazioni sa benissimo che spesso si ha a che fare con immobili, con computer, con altri tipi di rischi, di responsabilità, ma appunto avere la fortuna e l'opportunità di lavorare sulla più importante collezione privata italiana e sicuramente apre molti, molti scenari interessanti. E quindi ci sono soddisfazioni, come diciamo sempre, professionali e personali degne di nota. Il nostro lavoro è sicuramente agevolato dal fatto che gli assicuratori, avendo bisogno di conoscere tutte le informazioni, sono messi in grado, attraverso il progetto Diogene, attraverso tutte le informazioni disponibili all'interno della banca, di conoscere il profilo di rischio, di conoscere tutto quello che serve per fare il prezzo, diciamo semplicemente, e per assicurare tutto quello che è necessario. L'assessment nel continuo delle opere, il controllo sistematico dei luoghi di conservazione, dello stato di conservazione, dei prezzi su questo portafoglio molto molto eterogeneo e sparpagliato, diversificato in varie strutture interne ed esterne alla banca, permette appunto di dare una fortissima immagine di quella che è la governance anche in questo settore del nostro gruppo. Tutto questo negli anni è stato apprezzato dagli assicuratori,
anche in virtù di un attento e continuo monitoraggio di tutte queste attività. Laura ha già accennato a parole per le quali ho preso degli appunti, no? Si parla di organizzazione, si parla di controllo, si è parlato di flessibilità. Insomma, in questo contesto, nel momento in cui abbiamo a che fare con, semplicemente nel 2020, che non è stato un anno dei più complessi da un punto di vista delle assicurazioni, con 185 opere concesse in prestito, che non sono a gruppi di 30 o 40, ma spesso sono opere singole, piuttosto che 166 opere restaurate, ecco. Questa collaborazione nel continuo con la struttura, Direzione Arte e Cultura e con gli assicuratori sicuramente ci permette di fornire un servizio molto importante. Il trasferimento dei rischi che noi effettuiamo, naturalmente, cerchiamo di effettuarlo secondo i migliori standard internazionali. Conoscendo appunto tutti i dettagli di ogni singola opera in ogni singola location interna e esterna al gruppo, sicuramente il nostro lavoro, come dicevamo, è agevolato, al tempo stesso facendo parte della direzione acquisti secondo le regole del gruppo e ancora secondo i migliori standard. Siamo tenuti a fare verifiche annuali sui mercati assicurativi. Noi tutti gli anni, come regola, come best practice, naturalmente siamo tenuti a informare i mercati e siamo tenuti a ricercare sempre il meglio, perché questo è quello che ci viene chiesto. Un breve accenno alle assicurazioni sulle opere di terzi. Come è stato accennato prima, abbiamo opere incomodate da terzi nel medio e nel lungo periodo. È stata citata, ad esempio, alcune opere della Fondazione Cariplo. Le assicurazioni sono naturalmente a carico della banca, e per tutte le mostre temporanee che facciamo, e la banca offre una copertura completa da chiodo a chiodo ai vari prestatori. Poi il prestatore può accettare questo tipo di copertura, che rispecchia tutte le caratteristiche delle nostre opere, delle assicurazioni delle opere di proprietà, oppure può scegliere di mantenere una propria copertura che sarà seguita appunto dalla nostra struttura. Il mio intervento è piuttosto stringato, di necessità. Vediamo la pagina successiva con qualche focus sulle opere appunto di proprietà. Siamo consapevoli appunto anche per l'attenzione che c'è su questo settore, che il valore assicurato delle opere e in particolare di alcune opere è in costante incremento. Per questo ancora è ancora più apprezzato da chi ci lavora e dagli assicuratori nello specifico avere uno strumento Diogene che ci permette di avere tutte le informazioni necessarie, e in particolare anche per un corretto e opportuno contenimento della spesa, di avere le informazioni necessarie per il risparmio fiscale per le opere sottoposte alla dichiarazione di interesse da parte del Ministero. In questo contesto di collaborazione con le varie strutture del gruppo, sicuramente ci viene di estremo aiuto il fatto di lavorare all'interno di una banca molto solida e molto strutturata come Intesa San Paolo. Perché gli assicuratori, nel momento in cui chiediamo appunto le quotazioni, hanno bisogno di una serie di informazioni. Le informazioni che richiedono sono sostanzialmente quelle che fanno riferimento alla concentrazione del rischio, alle misure di sicurezza, ai report sugli asset immobiliari nelle quali sono custodite o sono giacenti le nostre opere. Ecco, tutto questo ci viene fornito, utilizzando una parola che è stata usata prima da Laura, attraverso una collaborazione continua nel tempo, perché siamo tutti consapevoli del valore aggiunto che possiamo fornire inviando le informazioni sempre aggiornate. La misura della concentrazione del rischio si ha semplicemente avendo un elenco, dico una banalità naturalmente, un elenco di tutte le opere con il relativo valore assicurato ovunque esse siano.
e questo è uno strumento che è costantemente aggiornato. Allo stesso modo abbiamo dei facility report aggiornati da parte della direzione immobili, in cui sono descritte tutte le caratteristiche degli immobili, tutte le caratteristiche inerenti alle manutenzioni ordinarie che vengono svolte e come e quando, e tutte le caratteristiche inerenti le manutenzioni straordinarie che sono state fatte o che addirittura sono programmate per valorizzare al meglio gli immobili e di conseguenza tutelare al meglio le opere. Abbiamo naturalmente, essendo una banca, un ampio ventaglio di misure di sicurezza che sono particolarmente rafforzate e particolarmente valorizzate nei musei, nelle gallerie. Non entrerei molto nei dettagli su questa cosa, ma potete immaginare strumenti come control room, collegamenti nel continuo con le autorità di pubblica sicurezza e simili. E tutto questo sicuramente ci permette di lavorare in modo molto, molto più sereno. Due parole molto semplici sulle principali garanzie della nostra polizza attuale, che è una polizza in formula all-risk, contiene naturalmente tutte le principali inclusioni per i fenomeni atmosferici o i fenomeni di vandalismo, di terrorismo e quant'altro, interprezzamento al 100%. Una cosa molto, molto semplice che è stata ancora accennata prima. Abbiamo molte, moltissime movimentazioni all'interno di tutte le opere e di necessità abbiamo concordato anche l'estensione in automatico, previa comunicazione agli assicuratori, di tutte le movimentazioni che vengono fatte da sede a sede della banca. Non abbiamo, mi correggerà Laura se sbaglio, opere in tutte le 4.000 filiali del gruppo, ma comunque sono molto sparse. Quindi l'attività a supporto della direzione Arte e Cultura e naturalmente in costante allineamento con gli assicuratori a carico della nostra struttura è sicuramente su base quotidiana. Un ultimo accenno alle estensioni che abbiamo previsto all'interno della polizza. Per i prestiti, per i restauri, per le giacenze presso spazi di terzi e per i comodati. Sono tutte naturalmente esigenze che aumentano ogni anno, così come aumenta il valore assicurato e che tutti gli anni rappresentiamo agli assicuratori per poter dare appunto un adeguato supporto alle attività della Direzione Arte e Cultura. Bene, grazie. Credo che sia finito l'intervento, corretto? Bene, grazie anche al dottor Buzzetti e direi di... Ci sono già delle domande, io comunque le lascerei alla fine. Naturalmente le domande che non troveranno una risposta durante questo webinar saranno poi prese in considerazione e risposte verranno, come sempre facciamo, inviate via mail a chi le ha poste. Quindi eventualmente, ecco, questa sarà la soluzione. Lascio quindi la parola all'avvocato Calabi che ci racconterà degli aspetti legati alla gestione di una collezione corporate. Prego, dottor Grazie Calabi, avvocato Calabi. Francesca per l'invito e partirei subito con la mia presentazione, se potete passare subito alla slide successiva. Ecco, anche questa è un'immagine di un'importante collezione, insomma dei creatori di un'importante collezione corporate. Andiamo pure avanti con le slide. Io vorrei parlare di profili legali facendo l'avvocato e penso che poco tempo disponibile, evidenzierei cinque profili. Potrebbero costituire questi una sorta di pentalogo di buone regole del collezionista. Questo vale sia per il collezionista individuale, ma soprattutto per il collezionista corporate. Temi legati a come si acquista la proprietà di un'opera, che importanza ha la provenienza, la sussistenza o assenza di vincoli o di limiti all'esportazione, che possano derivare dal fatto che l'opera è stata oggetto di un provvedimento di tutela da parte
maturità, legati all'autenticità ed infine lo stato di conservazione. Quindi darò delle indicazioni su ciascuno di questi cinque profili. Partiamo dal primo. Proprietà di un'opera, come entra l'opera in una collezione corporate o individuale che sia? Ci sono sostanzialmente due modalità di acquisto, per semplificare: il contratto di compravendita o il possesso. Contratto di compravendita è un contratto con cui il collezionista acquisisce la proprietà e ci sono i canali attraverso cui questo avviene, sono gli strumenti attraverso cui questo avviene, sono la vendita, l'acquisto all'asta o tramite trattativa privata. Ci sono alcuni elementi che devono essere necessari, che sono normalmente presenti, alcuni devono essere presenti nel contratto di compravendita, sia all'asta che mediante trattativa privata. In particolare vorrei sottolineare il tema delle garanzie, cioè chi acquista vuole essere relativamente tranquillo che chi vende abbia il titolo per poter vendere l'opera in questione, che vi sia un condition report, se vi sia o meno il diritto di seguito che deve essere pagato per le opere, qua ci riferiamo ovviamente alle opere d'arte moderne e contemporanea, al diritto che l'artista o i suoi aventi causa hanno sulle vendite successive alla prima, qualora siano state oggetto di intermediazione da parte di un professionista, casa d'aste o mercante, e le commissioni che questo intermediario possa richiedere nel caso di acquisto tramite intermediario. Contratto di compravendita è una delle modalità di acquisto, ma c'è anche il possesso. In Italia, in molti ordinamenti, come quello italiano, ordinamenti di civil law, uno può acquistare la proprietà di un'opera d'arte anche se chi gliel'ha venduta non è il proprietario, tramite il possesso. Possiamo passare alla slide successiva. Il possesso dell'opera, però, dà diritto a un costituisce il diritto di proprietà in capo al possessore se ci sono determinati requisiti, che sono, semplificando, sono tre: la buona fede da parte dell'acquirente, del possessore, che vi sia un titolo idoneo, e questo crea un acquisto istantaneo se il venditore non è proprietario, perché in realtà per le opere d'arte, essendo beni mobili, non c'è mai la garanzia formale, diversamente dagli immobili, che chi abbia il possesso e la disponibilità dell'opera sia il suo legittimo proprietario. L'acquisto istantaneo della proprietà da parte di un soggetto che non ne sia, che non abbia questo, che non sia proprietario, avviene se c'è buona fede, un titolo astrattamente idoneo, cioè il contratto di compravendita, e poi la consegna materiale dell'opera. Altrimenti, in assenza di uno di questi requisiti, basta il possesso prolungato. E annotate bene, in Italia è possibile acquistare la proprietà di un'opera anche se l'acquirente è in malafede. Adesso questo è un caso molto estremo, però vorrei richiamare, prima di affrontare il tema, il secondo profilo, vorrei affrontare un tema legato alla provenienza. Ho detto, chi vende un'opera non può garantire di esserne il proprietario, di poterne liberamente disporre, ma questa è una garanzia personale, quindi potrebbe anche essere non corretta. Teniamo presente che una serie di opere, in base alla loro provenienza, possono creare dei problemi. Parliamo delle opere appartenenti alle fondazioni, opere appartenenti agli enti ecclesiastici o ancora di più, opere appartenenti allo Stato. In relazione a ciascuna di queste tre categorie, quindi fondazioni, enti prive di fini di lucro, enti ecclesiastici e beni pubblici, non c'è possesso o acquisto di buona fede che tenga, il privato non ne acquisterà mai la proprietà, anche se possiede l'opera per un periodo ultraventennale. Questo è molto importante ed è più frequente di quello che si immagini, perché noi sappiamo la ricchezza del patrimonio ecclesiastico italiano e sappiamo come molte opere poi passano di mano, e anche senza ovviamente rispettare i criteri previsti dalla legge. I beni ecclesiastici sono in tutto parificati ai beni dello Stato. Se la provenienza di un bene in una collezione privata è questo bene è già appartenuto ad un ente ecclesiastico,
ad esempio, si trovava in una chiesa semplicemente, o è stata registrata la presenza in una chiesa, attenzione perché ci sono dei problemi. Passiamo al, quindi la provenienza è molto importante, lo studio della provenienza di un'opera è importante per assicurare il legittimo titolo di proprietà. Passiamo al terzo profilo, su cui mi soffermerò un po' di più. La dichiarazione è stata nella presentazione d'intesa, ci abbiamo appreso che molte opere della collezione d'Intesa San Paolo, scusate, nome corretto della banca, sono state oggetto di dichiarazione di interesse culturale, anche quando erano prima di proprietà delle banche che sono poi confluite in Intesa San Paolo. Andiamo pure avanti. La dichiarazione di, con la slide successiva, la dichiarazione di interesse culturale è con riferimento ad una collezione corporate. È un tema delicatissimo perché la collezione corporate, soprattutto se è una collezione storica, ha potenzialmente il rischio che possa essere oggetto come tale di un provvedimento di tutela. Quindi la cosiddetta collezione in blocco. Sono provvedimenti rari, ma vi posso assicurare sulla base della mia esperienza, non del tutto peregrini. La collezione, se dichiarata di interesse culturale in blocco, comporta dei limiti estremamente rilevanti, cioè non si può più fare un, non si può fare quello che nel linguaggio anglosassone si dice di accessioning, cioè la vendita di alcune opere che sono ritenute di rilevanza ridotta a vantaggio per acquistarne altre, o meglio si può fare, ma c'è sempre lo Stato che deve autorizzare qualunque cosa, quindi è ingessata. La collezione corporate, questo è un caso, la collezione Bertone è stato un caso, questo non riguardava opere d'arte, ma classic cars. Andiamo avanti, sempre sul tema della collezione, della dichiarazione, slide successiva. Un altro caso che ha interessato una collezione corporate, sempre di automobili d'epoca, è quella del caso Alfa Romeo, che ha visto coinvolta la Fiat, in cui non solo la collezione è stata vincolata come tale, ma addirittura anche il contenitore della collezione, e cioè l'immobile di Arese dove si trovavano le macchine, è stato vincolato insieme alla collezione. Questo comporta un limite ancora più rigoroso e più grave, nel senso che l'immobile non può, e questo il vincolo, tenete sempre presente, è per l'eternità. Le possibilità di denotifica sono ridotte al lumicino, cioè una volta che c'è un vincolo, si può chiedere, tentare di chiedere la denotifica, ma è molto arduo. Andiamo avanti con la slide successiva. Un altro caso, ci avviciniamo al mondo bancario, di notifica in blocco riguardato la collezione del Monte dei Paschi, che è stato oggetto di un vincolo emanato in tempi relativamente recenti e avente ad oggetto la collezione Chigi Saracini a Siena. Questo è un altro caso di collezione, poi la banca probabilmente non ha interesse a vendere, però teniamo conto che questo è, diciamo, probabilmente anche sotto il profilo del fair value dell'asset, la notifica in blocco deve essere tenuta in conto nella determinazione. Allora, andiamo avanti. Prossima slide. Un altro tema, abbiamo sentito che nella collezione di Intesa San Paolo è molto importante la disponibilità, la possibilità di movimentare le opere. Ovviamente in una collezione individuale corporate ci sono la movimentazione di opere d'arte sia sul territorio, soprattutto se opera è notificata, ma soprattutto fuori dal territorio per portarla a delle mostre, per portarla magari nella sede della banca di Parigi o di New York, ci sono problemi e limiti soprattutto all'esportazione. Questo potremmo parlarne delle ore, ma io vorrei semplicemente voi sapete che oggi, a seguito di una riforma approvata nel 2017, tutto ciò che rileva sono opere di artisti non più viventi che abbiano più di 70 anni. C'è poi una modesta soglia di valore di 13.500 euro per le opere che hanno più di 70 anni, quindi, ma che hanno un valore documentabile inferiore a 13.500 euro. Per far uscire permanentemente un'opera dal territorio italiano occorre un'autorizzazione che si chiama attestato di libera circolazione, e se il bene deve andare fuori dall'Europa, si
occorre anche una licenza di esportazione. Nel caso in cui si chieda, e sono tutti provvedimenti su richiesta, il diniego di un attestato e di una licenza comporta automaticamente la dichiarazione di pubblico interesse, di interesse culturale. E se un bene è notificato, non può più uscire definitivamente dal territorio nazionale. Slide. La norma di riforma ha introdotto questo regime dell'autocertificazione per le opere, pensiamo soprattutto alle opere d'arte contemporanea, quanto alla sua circolazione internazionale. Collezionisti e corporate devono sapere che se vogliono movimentare fuori dal territorio italiano un'opera, definitivamente anche un'opera che abbia meno di 70 anni e più di 50, devono presentare questa autocertificazione, oppure un'opera che abbia più di 70 anni ma meno di un valore minore, inferiore a 13.500 euro. Devo dire, in base alla mia esperienza, la norma è recente, ma in questi 3 anni il Ministero dei Beni Culturali ha adottato un'interpretazione estremamente restrittiva di questo regime moderatamente liberale introdotto dalla riforma del 2017. In realtà l'autocertificazione viene oggi letta come se implicitamente includesse un permesso di esportazione. Di fatto, il Ministero oggi ha adottato un'interpretazione quasi abrogativa della norma introdotta dal legislatore del 2017. C'è molto contenzioso già in essere e speriamo che si faccia un po' di chiarimento su questo punto. Comunque, dal 2017 c'è un po' più di libertà di quanta non ce ne fosse prima. Andiamo avanti nella slide successiva. Questo è semplicemente un confronto fra l'Italia ed altri paesi che prevedono pure criteri o principi di tutela. L'Italia è insieme alla Spagna e alla Grecia, in Europa sono tra i paesi più conservatori per via della nostra storia, per tante ragioni, però sta di fatto che collezionare in Italia prevede soprattutto quanto alla movimentazione internazionale delle opere dei limiti incommensurabilmente più gravosi di quanto succeda in Inghilterra, in Francia o in Germania. Andiamo avanti. Prossima slide, per favore. Questi sono semplicemente, per chi possa essere interessato, i criteri che sono stati adottati il 6 dicembre 2017 gruppo sul suggerimento. Di lavoro di cui sono stato onorato di fare parte, di nomina ministeriale, che hanno stabilito i nuovi principi che pur lasciano al Ministero dei Beni Culturali una larghissima discrezionalità. Vedete, pregio d'arte, rarità, particolare significato della rappresentazione. Sono criteri, la discrezionalità del Ministero è una discrezionalità amministrativa difficilmente sindacabile in sede giudiziaria. Questa è la fine del profilo legato al vincolo. Andiamo avanti con gli altri, gli ultimi due profili, sarò molto veloce. Ecco, si è parlato di autenticità, un altro tema enorme per il collezionista. Chi autentica l'opera a parte l'artista? Ovviamente questo, finché c'è l'artista, l'artista è il soggetto più deputato a certificare l'autenticità dell'opera, ma cosa succede per gli old masters oppure quando non c'è più l'artista? Prossima slide. Prossima slide, per favore. Ecco, autenticità, chi, come e perché? Allora, il tema dell'autenticità dopo la morte dell'artista è intrinsecamente legato al tema dei diritti morali previsti dalla legge sul diritto d'autore, che spettano durante la vita dell'artista all'artista e dopo la sua morte. In Italia, qua le leggi cambiano da paese in paese, i diritti morali spettano solo ai discendenti diretti. Non può l'artista legare o dare in testamento, come avviene in Francia, ad esempio, i diritti morali a un soggetto giuridico, a una società, una fondazione. Questo non è possibile in Italia. Fra i diritti morali c'è il diritto di rivendicare la paternità di un'opera, di pubblicare un'opera, diritto all'integrità di un'opera, che poi è importantissimo con riguardo al tema del restauro, e il diritto di rivelarsi autore dell'opera. Chiaramente i discendenti, questa è una scelta di politica legislativa molto chiara, i discendenti sono i figli, i mariti, le mogli, i nipoti. Non sempre queste persone sono le più qualificate per esprimersi su temi così delicati come l'autenticità di un'opera. Slide successiva, per favore.
Ci sono poi gli archivi, come è stato menzionato prima dalla dottoressa Feliciotti, che sono gli artisti, gli archivi e le fondazioni, ovviamente riguardano soprattutto il mondo dell'arte moderna e contemporanea, sono i veri gatekeepers del mercato. Bisogna passare da loro, ci sono vari atteggiamenti, alcuni più protezionistici, altri molto più improntati a un principio di laissez-faire. Ad esempio, la Fondazione Giacometti in Francia è molto interventista sui temi dell'autenticità, mentre invece in America sapete che le fondazioni d'artista hanno declinato il proprio potere di autenticare. Andy Warhol, Basquiat, Rauschenberg sono tutte fondazioni che non autenticano più opere d'arte perché hanno subito molte cause da collezionisti che hanno visto negare l'autenticità dell'opera. E poi ci sono gli operatori del mercato, cioè gli intermediari, le case d'aste, i galleristi, che non sono esperti e sono ovviamente parte in causa, hanno un conflitto di interessi, ma quando vendono, in base all'articolo 64 del codice dei beni culturali, devono consegnare un attestato di autenticità o di probabile attribuzione. Questa è una norma di ordine pubblico inserita nel codice dei beni culturali, di cui chi acquista un'opera d'arte deve essere ben consapevole. Prossima slide, per favore. Ecco, un tema che molte volte si discute è: ma allora la fondazione e l'archivio d'artista ha voce in capitolo? Abbiamo detto prima, non ha un diritto morale, ma vale di più la sua opinione rispetto all'opinione di chiunque altro? La risposta in Italia è no. Cioè, la giurisprudenza dice, ad esempio, la fondazione, parliamo di una fondazione prestigiosa, caso la fondazione Lucio Fontana rilascia, archivia le opere e rilascia autentiche. Ma non è che queste autentiche giuridicamente valgono di più di quelle che potrebbe rilasciare chiunque altro. La giurisprudenza su questo è molto chiara. È evidente che c'è un'autorevolezza in base al prestigio e alla importanza della fondazione. Ripeto, negli Stati Uniti molte fondazioni non autenticano più opere d'arte, quindi questo rimane un problema enorme che è aperto. Andiamo avanti. Quindi vige il principio della libera manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione, quindi gli autenticatori in Italia possono dormire sonni un po' più tranquilli di quanto possano fare all'estero. È difficile, molto difficile in Italia fare causa a un autenticatore perché abbia autenticato si sia rifiutato di autenticare un'opera sottoposta da un collezionista. Ed arriviamo poi a un enorme tema, il restauro. Questo rientra nel principio, sotto la categoria dei diritti morali. Questo teatrino di Fontana, un'opera simile, è stato oggetto di un caso interessante. Il proprietario aveva sottoposto l'opera ad un restauratore che aveva restaurato l'opera individuando un colore sottostante che probabilmente era quello originale. L'opera era stata dipinta successivamente attraverso un restauro, un intervento, sicuramente non autorizzato né dall'artista né dalla fondazione. Ha sottoposto l'opera alla fondazione dove l'archiviazione era con il vecchio colore e la fondazione, creando una situazione di grandissimo problema per il collezionista, ha detto: ma io non ho autorizzato, non sono stata consultata su questo restauro, io certifico semplicemente che l'opera oggi ha un colore diverso rispetto a quella che aveva al momento in cui mi è stata sottoposta. Quindi, a seguito di questo restauro, quest'opera non vale più niente. Quindi, attenzione, collezionisti corporate, quando restaurate o anche individuali, coinvolgete sempre gli artisti, gli eredi degli artisti o se ci sono le fondazioni, perché altrimenti potrebbe succedere che l'artista o anche la fondazione rinneghi la paternità, la fondazione, l'erede più che la fondazione che non ha diritti morali, rinneghi la paternità o la maternità di un'opera e l'opera quindi non vale più niente. Andiamo avanti. Forse siamo arrivati alla fine, quasi. Ecco, infatti, questa è una slide di passaggio a Paolo Ludovici che mi seguirà. Abbiamo sentito che Intesa San Paolo ha la propria collezione, immensa e meravigliosa collezione, dentro la banca. Ci sono scelte diverse che possono essere quelle di conferire la collezione o di mettere fin dall'inizio la collezione in una società creata ad hoc, in un trust, in una fondazione. Un solo riferimento, poi la parola passa soprattutto al fiscalista.
Le fondazioni, state attenti, fatene un uso abbastanza omeopatico, direi, perché se voi patrimonializzate una fondazione con opere d'arte, attenzione, perché in base all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, questi beni, se hanno più di 70 anni, e l'arte invecchia rapidamente, come anche le persone, diventano beni. Cioè sottoposti per sé a vincolo, cioè non c'è bisogno di una notifica. Il bene di una fondazione che abbia più di 70 anni, un bene artistico, si presume che abbia interesse culturale. Bisogna fare un procedimento inverso che si chiama verifica per liberarlo dal vincolo. Questa è una norma un po' strana che c'è in Italia e solo in Italia, a mio parere, a mia conoscenza. Che però deve essere tenuto in conto perché se voi ad esempio vendete un bene di una fondazione di accessioning, dicevamo, attenzione perché avete bisogno di chiedere il permesso del Ministero dei Beni Culturali, anche se la fondazione è una fondazione privata. Io credo che questa sia una super sintesi dei problemi che ci sono e quindi credo che a questo punto lascio volentieri la parola a Paolo Ludovici, se poi ci sono delle domande con molto piacere Grazie rispondo. avvocato, grazie. Un intervento di sintesi, ma decisamente varrebbe la pena di approfondire. Abbiamo anche ricevuto un po' di domande in merito, però dobbiamo per forza passare la parola al dottor Ludovici perché siamo già, penso, parecchio in ritardo sulla tabella di marcia, quindi prego. Grazie dottoressa, grazie a tutti i relatori e grazie soprattutto all'avvocato Calabi che così vi dà la possibilità a chiunque mi dirà che il fisco è complesso di rivolgersi all'avvocato Calabi e di capire cosa succede in altre aree. Almeno sul piano della fiscalità non abbiamo nessun vincolo per l'eternità, noi abbiamo il periodo di decadenza e quindi almeno questo ci aiuta. Penso che anche il consiglio dell'avvocato di stare molto attenti alla fondazione, noi abbiamo avuto esperienze sotto altri profili perché le fondazioni poi delle volte diventano strumenti di potere, abbiamo fondazioni che portano il nome di familiari, dove i familiari sono stati totalmente estromessi dalla gestione della fondazione. Il tema che è stato posto è collezione corporate. La prima domanda è cosa si intende per collezione corporate? E quindi abbiamo diverse categorie, il caso di società come Banca Intesa, grandi public company che hanno un patrimonio storico che nasce nel corso degli anni, dei decenni. Abbiamo delle società private, quindi non quotate, poi magari sono diventate anche quotate, che hanno una collezione importante e quindi si interrogano anche su come ristrutturare eventualmente la detenzione di questo patrimonio. E abbiamo anche delle società che devono semplicemente iniziare una collezione e si chiedono, ad esempio, se tramite società, tramite fondazione o anche a titolo personale. Comincerei quindi da questo ultimo aspetto, perché l'aspetto di capire uno che inizia una collezione cosa deve fare. E qui la prima domanda è sempre, la risposta giusta è sempre dipende, perché dipende da quello che si vuole fare, perché abbiamo qualcuno che chiama collezione di opere, sono le opere che sono nell'ufficio del capo o nelle sale riunioni dove il capo incontra le persone, oppure opere che sono esposte anche in zone aperte al pubblico, oppure opere vengono utilizzate per dare musei, per fare eventi e proprio per costruire la corporate image. Quindi ecco che, posso chiedere di cambiare slide gentilmente, ecco che quindi il tema che ci poniamo è se queste opere devono essere tenute tramite la società, un ente commerciale oppure tramite un ente non commerciale. Qui le differenze sul piano fiscale sono abbastanza chiare, però io sinceramente non andrei a vedere la gestione delle opere d'arte solamente dal punto di vista fiscale, perché qui è evidente che nel caso di ente commerciale abbiamo una fiscalità piena, salvo il fatto che non c'è la possibilità di ammortizzare le opere d'arte. Abbiamo la possibilità di comprare le opere direttamente con i soldi generati dal business, quindi senza avere un leakage sulle distribuzioni che vengono fatte magari alle persone fisiche per poter comprare le opere, però abbiamo determinati elementi importanti, l'obbligo degli amministratori di gestire un bene che comunque è complesso, quello che è stato detto dagli amici di Intesa San Paolo e quello anche detto l'avvocato Calabi. Ma penso anche un tema che interessa molti imprenditori, il tema dell'asset protection. E quindi questa opera, il collezionista che tramite impresa compra un'opera, la vede come un'opera propria,
che è parcheggiata presso l'azienda oppure la vede come un'opera aziendale. È chiaro che il tema di asset protection sotto questo profilo è estremamente importante. E l'ente non commerciale dà il vantaggio di avere una segregazione dell'attività di impresa, la società non può fallire, non possono esserci creditori che vanno ad attaccare il tutto, però è evidente che abbiamo una fiscalità più penalizzante sugli acquisti perché o troviamo dei meccanismi interessanti come le erogazioni liberali oppure ci troviamo a dover pagare le opere con soldi, come si vuol dire, after tax, quindi dopo aver pagato le imposte. È evidente che poi dipende molto da quello che vogliamo fare, quindi se si fa del minimo trading di opere a livello di società si pagano imposte, se si fa un minimo di trading a livello di ente non commerciale possiamo dire che manca il presupposto per la tassazione. Il tema, andrei avanti sulla scheda successiva visto perché c'è il tempo dedicato e contenuto. Scheda successiva, per favore. Scheda successiva, per favore. Ok. Quindi nell'ambito della detenzione della collezione, il primo aspetto è lo deteniamo all'interno dell'attività di impresa. La questione che ci dobbiamo chiedere è se la società deve essere una società operativa, una società holding, oppure creiamo un veicolo societario ad hoc. Quindi chiederei di cambiare scheda. Se abbiamo la società operativa, abbiamo un rischio totale dell'opera, cioè l'opera all'interno della società, che è quella che è con tutti i rischi anche di asset protection, di responsabilità che possono esserci. Generalmente fiscalmente non abbiamo un tema di società di comodo, gli amministratori della società operativa sono responsabili anche per la gestione di questi investimenti e ci sono anche dei condizionamenti importanti da parte del social control. Voi pensate al caso della holding familiare che ha il 51% dell'operativa, l'operativa alle opere d'arte, pensate anche tutta la complessità che ci può essere. Magari intervengono degli investitori, gli investitori dicono: a me interessa di avere quelle opere d'arte così importanti all'interno della città operativa. E quindi è come quando si fa un'acquisizione e si chiede anche di togliere determinati asset all'interno. Certamente l'aspetto vantaggioso è che non c'è nessun leakage, nel senso che la società paga le opere con i propri soldi e non c'è bisogno di distribuire a monte. Lo strumento della holding è uno strumento un pochino più agile, soprattutto quando la operativa è detenuta non al 100% alla holding, oppure quando c'è un management che ha degli incentivi particolari, quindi dice: io perché devo vincolare così tanto capitale per delle opere d'arte che mi costano anche nell'ambito della gestione. Abbiamo un profilo diverso nel senso di bankruptcy remote della società holding, un pochino più facile da gestire. E abbiamo anche un leakage modesto perché la holding semplicemente compra le opere con una distribuzione di dividendi che sono tassati all'1,2%. Il terzo modello è un modello un po' ibrido, cioè creiamo una newco a parte che ha la società holding, però tutto sommato tra uno e l'altro le differenze sono abbastanza modeste. Però l'aspetto più importante, scheda successiva per favore, è quello di dire: ma siamo sicuri che dobbiamo avere delle società commerciali? Cioè, se io dovessi forse suggerire a qualcuno che deve partire con una collezione corporate, non la metterei nell'ambito del corporate e quindi utilizzerei trust, fondazioni o delle corporate charity. E quindi e qui si tratta di vedere che cosa si vuol fare. Ad esempio, creiamo una fondazione della società che quindi è indissolubilmente legata alla società, oppure creiamo una struttura del socio che è a parte. Questa struttura del socio la creiamo sotto forma di fondazione o sotto forma di trust? Ricordate anche un aspetto importante: se io compro le opere d'arte all'interno della mia società e poi voglio vendere la società o quotare la società a qualcuno, a prescindere da tutte le complicazioni, perché magari come coi terreni, gli immobili, qualcuno non vuole comprare quelle società, quelle opere d'arte, ci troviamo anche il tema che magari io vedo quella come la mia collezione,
se rimane all'interno della società, la società viene venduta e viene venduta anche tutta la collezione, a meno che non faccio determinate operazioni che potrebbero essere particolarmente costose, fermo restando anche tutti i vincoli che ha detto l'avvocato Calabi prima, perché magari abbiamo delle società che hanno dei beni, delle opere d'arte soggette a vincoli, quindi anche il trasferimento al socio può essere problematico. Quindi andiamo sulla scheda successiva, per favore. Ci possiamo trovare quindi con la holding operativa che crea un ente del terzo settore che ha la collezione. In questo caso abbiamo un ente che è collegato direttamente alla società operativa. Oppure il secondo caso dove l'ente del terzo settore è detenuto direttamente dalla persona fisica che è collezionista. Qual è la differenza importante? La vediamo nella scheda successiva, per favore. La differenza importante è che cosa facciamo, come finanziamo l'ente del terzo settore per comprare la collezione. Ricordiamoci che sono due cose diverse. Collezione già esistente va spostato nel terzo settore e va finanziato solamente la manutenzione e determinati costi di gestione, mentre l'altro aspetto il collezionista che vuole continuare a comprare compra tramite questo ente. Quindi ci troviamo con la società operativa che nel primo caso fa la donazione diretta all'ente del terzo settore, e però che cosa ci troviamo? È vero che possiamo avere una deducibilità importante se l'ente del terzo settore ha determinate qualifiche nei limiti del 10% reddito imponibile. Ma magari il management della società operativa, oppure la società operativa che non è 100% la holding, dice: ma io perché devo finanziare un ente del terzo settore che magari fa capo direttamente al socio di riferimento e nemmeno alla società? Quindi si creano delle dinamiche complesse, in più la percezione un po' di pancia è che se una società operativa distribuisce dividendi del 10% ogni anno e poi magari fallisce, nessuno crea un problema, ma se la società operativa ogni anno distribuisce fa erogazioni liberali nel limite del 10% dei propri utili ante imposte a un ente del terzo settore e poi fallisce, io non so il giudice come possa prendere questa situazione, perché ovviamente i creditori potrebbero dire: se non avessi fatto tutte queste erogazioni liberali, probabilmente non saresti fallito. Quindi ecco che la soluzione intermedia è una soluzione che a me piace molto, che è quella di un'operativa che distribuisce alla holding con un pagamento dell'1,2% e poi la holding provvede lei a finanziare l'ente del terzo settore. Qui anche con Confindustria, con tante situazioni, ho scritto anche articoli sul Sole 24 Ore per cercare di cambiare la norma è scritta nel senso che la deducibilità è sul reddito della singola società. Quindi è l'operativa che può dedurre, non può dedurre la holding, o meglio, la holding può dedurre, ma se la holding ha solo dividendi non ha reddito imponibile e non ha capienza. Se invece si fosse utilizzato un consolidato fiscale tra la holding e la società operativa, ecco che la società holding riceveva dividendi, faceva un pagamento deducibile e la deducibilità era a valere delle imposte che doveva pagare la società operativa. Vediamo se questo si riuscirà a cambiare. Ovviamente non è qualcosa che riguarda solo la gestione delle opere d'arte, ma anche tutte le opere di attività filantropiche. E poi la terza situazione è che finanzia il socio, però anche qui finanzia il socio, non abbiamo delle grandi agevolazioni, però abbiamo tante situazioni dove, per esempio, l'ETS ha delle opere, sono messe a disposizione della società operativa per fare brand image, l'immagine della società, portare clienti, far vedere, e quindi magari c'è un affitto di spazi oppure un contributo che la società operativa può fare, proprio perché questo anche museo è un museo che può essere interessante anche per la struttura corporate. Andiamo sulla scheda successiva, per favore. Quindi questa è un po' la sintesi di quello che ho detto prima, che abbiamo la società holding che quindi ha un reddito molto limitato e quindi ha poco margine per fare erogazioni deducibili, mentre il socio persona fisica ha una fiscalità penalizzante perché se deve finanziare il tutto con dividendi che risalgono, si paga l'imposta sulle società sotto, si paga l'1,2 a livello di holding, si paga il 26% sopra e insomma. Mi sembra che sia molto un pagamento after tax. Scheda successiva, per favore.
riprendendo l'esempio che diceva l'avvocato Calabi, e qui chiudo, questa è una struttura che noi tendiamo ad applicare anche nel mondo filantropico in generale. Quello che succede è che spesso abbiamo un soggetto che ha o cash oppure ha le opere d'arte, e questo soggetto fa le attività filantropiche. Se pensiamo, come dice l'avvocato Colabi, per l'eternità, ci troviamo in una situazione complessa, perché prima o poi questo può diventare un centro di potere e sfuggire abbastanza al controllo anche dei fondatori iniziali. È vero che non c'è più il controllo prefettizio, però ricordiamoci che in passato tanti non volevano fare le fondazioni proprio per il controllo prefettizio, perché tutti noi abbiamo una memoria, ci ricordiamo tante cose che sono successe nel passato. Quindi quello che viene fatto non è che la persona fisica crea direttamente la fondazione, perché rischia di sfuggire appunto di avere dei beni, come diceva l'avvocato Calabi, che non può più riprendere in primo tema, e in secondo tema che la fondazione può diventare un centro di potere in prospettiva. Può creare un trust, e questo sicuramente va benissimo, c'è maggiore controllabilità e altro, però forse la struttura più adeguata è quella dove i beni, che sia denaro, che siano opere d'arte, sono messi in un trust, viene creata a fianco una fondazione, il trust dà incomodato alla fondazione, che quindi è obbligata a gestire le risorse secondo un vincolo di sostenibilità nel tempo. Se la fondazione si comporta male, l'organo della fondazione si comporta male o prende troppo potere, il trust chiede la restituzione del bene incomodato, e a questo punto si ritorna magari con un'altra fondazione e con un altro organo gestorio. Quindi, ripeto, nella mia percezione, pur essendo un fiscalista, la fiscalità delle opere d'arte è molto importante, ma è l'ultima cosa che si deve vedere e non certo la priorità nel prendere delle decisioni di questo tipo. Grazie. Bene, grazie. Abbiamo finito gli interventi e siamo oggettivamente un po' in ritardo, quindi attendo indicazioni da Carlo in merito a eventuali domande, se abbiamo tempo oppure se rispondiamo in un'altra sede. Beh, io credo che abbiamo veramente sforato i tempi, quindi proprio per non porre delle domande che poi, come dire, obbligare i nostri ospiti a dover dare delle risposte affrettate, direi che tutto quello che sono arrivate anche dall'audience saranno passate a tutti i relatori, e se vorranno avranno modo di rispondere ovviamente per corrispondenza, per email, a tutti quelli che saranno i quesiti che sono stati sottoposti. Personalmente io vi ringrazio molto tutti. È stato un piacere ascoltarvi, grazie per la chiarezza espositiva e per il contributo molto interessante, perché è proprio una nicchia, un mondo particolare che ai più sfugge, e oggi ci avete dato veramente una fotografia da tutti i lati molto molto interessante. Grazie ancora da parte mia. Bene, anche Carlo, da parte mia vi ringrazio assolutamente. Grazie, scusami Chiara. Niente, prima di lasciarvi l'ultimo saluto ricordo solo che in questo momento state vedendo i contatti dei relatori, in ogni caso ve li gireremo nella mail che vi manderemo nel pomeriggio, come di consueto, con all'interno link per rivedere il webinar e consultare le slide. Ringrazio anch'io tutti voi, Carlo, Francesca, a voi l'ultimo saluto. Grazie, grazie a tutti ancora, e vi diamo appuntamento ancora al prossimo webinar. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie. Salve.